Ne parlavamo poco fa, ma adesso insomma vogliamo entrare nel vivo di questo tema facendoci aiutare da qualcuno che ne capisce. E vogliamo capire come funzionano le barche che partecipano all'America Cup che si disputerà dal 6 al 15 marzo in Nuova Zelanda. Com'è ad esempio lo scafo di Luna Rossa? Sono dei veri e propri gioielli tecnologici, questo lo sappiamo, che sfruttano la tecnologia e i principi fisici degli aerei. Per entrare nel dettaglio diamo il buongiorno a Simone Valtieri, giornalista di Focus, già collegato con noi. Buongiorno Valtieri. Ciao, buongiorno a tutti, buona giornata. Ciao, secondo me abbiamo già fatto degli errori, sì. Cioè abbiamo già commesso una serie di... Allora, andiamo con ordine, vado un attimo dall'Onigro Social Corner perché è uscita, non so Simone se hai già sentito la notizia, forse slitta, giusto? Sì, l'inizio dell'America's Cup. Al 10 marzo. Causa lockdown ad Auckland, tanto per cominciare, e poi avremo già detto dei termini sbagliati, perché quando si parla di cose tecniche, qui è veramente complicatissimo. Già ieri quando io ho chiamato Simone per concordare l'intervista ho detto certo, queste navi sono dei catamarani, e tu Simone cosa mi hai detto? No, non sono proprio dei catamarani, perché i catamarani hanno un multiscafo, invece questi hanno uno scafo singolo, però come i catamarani che nel 2012 per la prima volta hanno iniziato a volare sui foil, queste appendici aerodinamiche, anche questi scafi singoli volano. E come fanno a volare? Praticamente prendendo in prestito diciamo un po' di ingegneria aerospaziale. Infatti io ho scritto un articolo su Focus di questo mese grazie all'aiuto di un ingegnere aerospaziale che ha lavorato alla progettazione di Luna Rossa e che si chiama Davide Tagliapietra, che ringrazio perché mi ha illuminato, visto che è veramente un gioiellino complicatissimo, una C-75. La C-75 è il nome di queste barche che volano. Se volete vi spiego anche come, per quello che ci ho capito. Bene, anche tu, bravo, cioè, ci perfetto. Piace questa premessa. Beh, dai, ci conforta, ci consola un po'. No, va bene. Praticamente... come fanno? Grazie a questi foil, che sono queste appendici che funzionano un po' come dei bastoncini, però funzionano come dei bastoncini degli sciatori una volta che la barca è sollevata. Come fa la barca a sollevarsi? Si solleva perché alla fine di questi foil, all'estremità, ci sono delle ali con delle sezioni a forma di goccia, ovvero come le ali degli aerei, e prendendo velocità con il vento la barca si riesce a sollevare proprio grazie a questa aerodinamicità. E praticamente, come avete visto nei filmati di Coppa America, si solleva sulle acque. Ok. Allora Simone, a proposito del fatto che effettivamente in alcuni momenti noi abbiamo visto le foto anche di chi non conosceva Luna Rossa, di chi non conosceva questo tipo di competizione, abbiamo visto che c'è proprio una certa distanza tra l'acqua e la barca, la chiamo così per semplificare. Io immagino, ci darai tu conferma di questo fatto, che i materiali che costituiscono questa imbarcazione siano estremamente leggeri, ma comunque cioè, possono essere leggeri quanto vogliamo. Ci sono parecchie persone a bordo. Queste barche sono leggerissime perché pesano 6 tonnellate. Tu mi dirai, 6 tonnellate è tanto. Invece no, perché le barche precedenti ne pesavano 20, 24. Okay. Le prime barche nel 1851, quando iniziò la Coppa America, pesavano 200 tonnellate. Queste 6 tonnellate di carbonio principalmente, alluminio, i foil hanno dei rinforzi in piombo sulle ali. Queste 6 tonnellate più una tonnellata di equipaggio fanno 7 tonnellate circa. E riescono comunque a sollevarsi bene, visto che le vele sono gigantesche e il vento che riescono insomma che riescono a raccogliere è sufficiente. Bastano 8 nodi ad esempio per far alzare una barca, e con 8 nodi di vento una barca già va sui 20-25 nodi di velocità. È una cosa mostruosa. È impressionante effettivamente. E quindi tornando invece alla cronologia con cui abbiamo aperto questo spazio, l'inizio della finale di Coppa America è stato posticipato ma di almeno 4 giorni, cioè non è detto che si cominci il 10. Non è detto che si cominci il 10, perché a Auckland hanno delle norme anti-Covid estremamente severe, e quindi con un allarme adesso di grado 3 mi pare, perché la Coppa America diciamo lo scorso mese, la scorsa regata entrata Cup, con un allarme 2 hanno fatto, di grado 2 hanno fatto correre le barche. Con un allarme di grado 3 si blocca praticamente tutta la città per 2 casi di Covid, credo, e una possibilità di focolaio, diciamo. Mm-hmm. E quindi sì, si dovrebbe correre il 10, ma chi lo sa. E questo potrebbe anche essere un vantaggio per Luna Rossa, visto che il 6 era previsto vento fortissimo, e con vento forte pare che il rivale New Zealand vada più veloce di Luna Rossa, mentre Luna Rossa sfrutta meglio i venti deboli, diciamo.
Vabbè, sono tutte cose che chiedo conferma all'Onigro. L'Onigro aveva già notato vedendo le immagini. Assolutamente, vedevo proprio il vento debole come viene sfruttato. Comunque, insomma, la notizia è che abbiamo più tempo per cercare di imparare queste cose. A cazzare la randa e tutte le altre parole che insomma ci fanno un po' ridere. Simone Valtieri, giornalista di Focus che se ne è occupato, grazie per averci portato nel mondo delle corse con le barche, come la chiamiamo noi, con proprio un termine giornalistico degno insomma del livello. E grazie mille per questa chiacchierata, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi, buona giornata.